Prima di iniziare questo gameplay, vorrei ricordarvi le regole del caldo. Regola numero 1: non parlare mai del caldo. Fine. Alex Kidd in Miracle World, ragazzi, questo è un gioco molto particolare soprattutto per me, perché è stato, signore e signori, il primo videogioco che abbia mai provato in vita mia. All'epoca non sapevo nemmeno leggere, né tantomeno scrivere, a parte forse o cose così, scrivevo, disegnavo bambini che parlavano con lettere a caso, insomma. Vi farei vedere queste opere d'arte, ma penso che siano state bruciate. Comunque, qualcuno ha fatto un remake di questo gioco, e quel qualcuno sarà bene che l'abbia fatto egregiamente, se no, men cazzo. Nuova partita. Non ho guardato niente di questo videogioco, solo la prima schermata e l'intro. Tanto tempo fa, sul pianeta di Aries, un giovane si allenava giorno e notte con il solo scopo di riuscire a padroneggiare il cazzo. Perché ha skippato troppo velocemente. Alex non lo sapeva, ma la regione di Radaxian era minacciata da Junkin il Grande e dai suoi seguaci. Questo maledetto mi faceva una paura. E non si vedeva nemmeno così, eh. Si vedeva uno stronzo sul libretto delle istruzioni con sta mascherina. Ecco, questa è la prima schermata che ho visto. E ho deciso di registrarlo in live perché è un'emozione troppo forte per me. Brontolio di stomaco, è ora di andare a casa. Spero che Santone e Nurare abbiamo cucinato qualcosa di buono. Cominciamo bene, ma va bene così, va bene così. Allora, questo è il remake, ma per i stronzi nostalgici come me c'è questo tasto. Volete sapere cosa succede? Se premo questo tasto, succede che godo come un maiale. Cominciamo l'avventura. Comunque, il signor Alex Kidd, se ricordo bene, si era allenato in una tecnica particolare di karate che gli permette di spaccare le rocce con i pugni. È stato tutto così veloce, che strano. Se vedo uno pietrificato che mi parla, non direi che è strano, direi porca, può far bacco, direi. Oh, bene. No, ho sbagliato il tasto. L'anello. L'anello ci permette di fare una cosa fighissima. Questa. Hadouken! Ma viene perso una volta entrati in acqua. Oh, ragazzi. Allora, siamo. One hit kills me. Sì, ovvero qualsiasi cosa mi colpisca mi uccide. Quindi devo stare molto attento a quello che faccio. Uff, vedo che non ho perso la mano. Vi starete chiedendo cosa c'è in questo blocco con il punto interrogativo per niente copiato da altri giochi di gente che salta. Lì dentro c'è la morte, signore e signori. Lì dentro c'è la morte, che ovvero è un personaggio che vola e che se ti tocca muori. A proposito di morte, anche questi blocchi rosa, se ci passi sopra, fai attivare la morte, ma può essere facilmente evitata cambiando la schermata. Quindi, ragazzi, se mai vi trovate in punto di morte, basta che cambiate stanza. Gentil data, che ti è di la tua alma, sì,
L'esercito di Janken è molto. L'esercito di Janken è molto potente. Chi è Janken? Bene, perfetto. Mi sembra il primo Goku. L'esercito del fiocco rosso. Cos'è questo? Fermi tutti, ci sono i collezionabili. È finita. Su questa scatola c'è un ragazzo che prende a pugni ogni cosa. È un videogioco? Jenna, chiudi! Rimura la quarta parete che c'è riscontro! Oddio, è stata liscio! Lì! Ok. Oh, sono un po' legnosetti, i controller. Cioè, i comandi sono un po' legnosetti, ma forse è un'impressione mia. Scheiße! Ok. Sì, a quanto pare l'allenamento di Alex gli permette anche di respirare sott'acqua. A tal proposito, devo verificare un dubbio che ho avuto per anni. Ok, è il suo braccio. No, perché da piccolo ero convinto che Alex sapesse sputare i pugni dalla bocca. La cosa più brutta delle sezioni sott'acqua è questa. Che si galleggia come stronzi. Appena si lascia il controller. Ah, oddio, le bolle sataniche, via. Hanno cambiato un po' gli effetti sonori, però. Faceva. Mi ricordo che faceva più pio 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 quando morivi. Come sei brutta, madonna. Come sei brutta. Brutta. È una rana. Dovrebbe essere brutta la rana, no? Dicevamo, i blocchi con il teschio ti paralizzano per qualche secondo, quindi è sempre bene non colpirli. Oh, l'hamburger, giusto, l'hamburger è la fine del livello. Mario ha la bandierina e noi abbiamo l'hamburger. Qui, se ricordo bene, a volte c'è la morte, a volte c'è una vita, e oggi c'è la morte, quindi fanculo! Come potete vedere, potete cambiare l'hamburger, la vostra dieta, in l'omelette spagnola, in fish and chips e onigiri, se proprio vi aggrada cambiarla. Io preferisco l'hamburger perché nella mia versione del gioco di quando ero bimbo c'era l'hamburger. Ok, il negozio. Vediamo come è stato rifatto il lomino del negozio. Oh, un viaggiatore. Oh, era da tantissimo tempo che non ricevevamo visite. Allora, io direi di abbiamo 790 U. Direi di comprare la crema invisibile. Che almeno è quello, è come la chiamavo io. Non mi piace molto la moto, usare la moto, non mi è mai piaciuto perché va troppo veloce ed è ingovernabile, però ve la faccio vedere uguale. Cosa c'è? Non siete mai entrati in un negozio e non avete mai visto una moto appesa a un quadro? Che si compra saltandoci sopra? No? Ma dove vivete, ragazzi? Allora, la moto sostanzialmente vi rende invulnerabili. Potete spiaccicare rane, scorpioni, sassi. Ma basta che non colpite i blocchi rossi.
per l'appunto, vabbè, ed ecco perché odio usare la moto. Li ha trasformati tutti in pietra, ha spazzato via ogni cosa. Devo sbrigarmi, spero che Nurari stia bene. Sì, sì. Ricordarsi chi è. Ah, signori, ammirate. C'è una cosa qui che da piccolo mi faceva schiantare dal ridere. Sì, quella comunque è acqua piena di merda. E nella versione vecchia faceva ancora più schifo quest'acqua. Era proprio verde putrida, guarda là. Dicevo, gli scorpioni sì. Ora che li guardo nello schermo grande sembrano effettivamente scorpioni, ma nel mio vecchio televisorino sembravano dei... sembravano dei cazzini con la coda. Ecco il primo boss, ragazzi. L'uomo umano. Madonna, ma brutto che t'han fatto. Dove pensi di andare, moccioso? Sta succedendo qualcosa agli abitanti. Devo andare da Santore Nurari. Eh? Dovrai prima passare sul mio cadavere. Io sono Goseka, terzo comandante del nuovo re di Radaxian, Junken, il grande. Il nuovo re? Abbiamo un re? Siamo una monarchia? Ti sfido un duello a Junkepon, ovvero morra cinese. Allora, se ricordo bene, erano scrittati i boss. Com'era? Sasso e forbici? Il primo boss? Speriamo di sì. Sì, non l'hanno cambiato. Vediamo se era forbice anche il secondo. Yes! Vi prometto, basta retro. Vi lascio quello nuovo. Il rumore dei passi, non c'è il rumore dei passi, guarda come cammina stronzo, ma era così bello. Basta retro, moderno, siamo ragazzi moderni. Oh, ho preso una vita, bene, schifo non fa. Oh, signori e signori, e questa me la ricordo molto bene. È complicatissimo farlo senza la crema invisibile, ma non va nemmeno tanto, dai. Qui c'è un super segreto, eh. E... oh, level skip, signore e signori. Lo sapevo che mi andava il achievement, lo sapevo. Comunque la crema invisibile serve a non farti colpire dai nemici. E in quell'occasione lì è molto utile se non sei pratico. Per colpire tutti quei pezzettini di tentacolini. Ora, scusate, avevo detto basta retro, ma ditemi se quei cosi, se gli scorpioni non sembrano dei cazzini con la coda. Come lo definiresti una cosa così? Dei cazzini con la coda. Hanno cambiato le musiche. È un remake fatto bene, devo dire. Si dice remake quando una cosa viene rifatta o si dice remaster? Ho perso un po' il conto. Basta retro. Basta retro. Non vi farebbe strano camminare per strada e incontrare una bambolina di voi stessi che balla?
A me farebbe un po' strano. Anche se una volta quando andai a Citerna e il Sir Luke può confermare, abbiamo trovato non una ma due pupazzetti di una papera per terra, abbandonati. Di San Nurari. Qui troviamo i santi, attenzione. Mi fa ridere questa animazione, sembra che tiri un porcone qua. Perché mi sono andato la sfida? Shaz! Ok. Le pozze di lava, oh! Mi ero dimenticato di quegli... Dovrebbero essere sbuffette di fumo verde, però sembrano delle rampicanti che crescono sulla lava. Cos'è successo? Perché sono diventato... No, ho usato la crema invisibile, porca puttana troia. Vabbè. E poi perché lo chiamo in crema invisibile? La crema... Come cazzo si chiama? Scusa, ora guardo nel manuale. Addirittura nel manuale dice polvere del teletrasporto. Questa polvere magica ti rende invisibile al nemico. Ah. Ah, c'era qualcosa di invisibile. Eccolo, Santone, va tutto bene? Santone, ma io potrò chiamare uno Santone. Alex, si avvicinano tempi difficili. È giunto il momento che tu conosca la verità, la tua verità. Io sono tuo... Ah no, un uomo malvagio proveniente dal regno di Radaxen arrivò in quest'isola portando con sé un bambino. Capì immediatamente chi era quando vidi il medaglione al collo del bambino. Alex, quel bambino eri tu. Tu sei Alex Kidd, l'erede al trono di Radaxan. E ora che affronti il tuo destino, ho preparato il peticottero. E qui mi sembra necessario. Ho preso uno dei tesori. Mi ricordo che c'erano dei tesori da prendere. Ah, il peticottero, giusto, cos'era? L'elicottero a pedali. Cosa più scomoda dell'universo. Però spara i raggetti laser. Ovviamente se sbatti le eliche esplodi e cadi in acqua. Quindi ci sono due modi per affrontare questo livello. Sott'acqua oppure per aria. Tra l'altro è bellissimo. C'ha proprio i pedali, si vedono. Qui si vedono meglio. Basta! Dobbiamo superare questa cosa del vintage. No, non è vero, non dobbiamo. Sì, un impegno astronomico per fare questo livello. Si ripete per tre volte uguale. Bello come appaia pancia anche quando gli sparo il laser, ma chi se ne frega. Oddio, me lo ricordo questo livello! No, non me lo ricordo questo livello, pensavo fosse un altro. Una vita me la prendo. Mi prendo anche... No, l'elicottero non lo prendo, dai, tanto l'avete già visto. Andiamo avanti. Ah, io mini pallosini! Ta! Ma l'hai detto all'omino pietrificato o l'hai detto... O era un monologo interiore? vabbè. Pensiamo mica alle tartarughe col guscio rosso qui dopo tutto. Oh, una cosa, mi sono ricordato una cosetta. Che anche questa cosa mi faceva morire dal ridere. Ora qui l'hanno fixata un po', ma nella versione vecchia... No, l'hanno fissato anche qui. No, maledetti. Basta, questo remake non mi piace più.
nella versione vecchia, a parte che se rompevo il sasso rimaneva in aria, e poi lo scorpione diventava tipo... perché si glitchava non avendo più spazio per correre. Non c'era questa musica triste. In effetti c'è molte più... Sono caduto nella merda. Forse se pigliavo l'elicottero non era poi male, eh? Posso ricominciare il livello? Ovviamente no. Stavo comunque dicendo, ci sono molte più musiche. Ce n'erano... Nell'originale ce n'erano almeno a malapena, boh, 3 o 4. Sì, però tu non mi puoi bloccare, non ti puoi bloccare nel cielo. Chi c'era? Cristo, lì, ad aspettare quel buon tempone. Cioè, veramente mi blocchi nel cielo, ma sei proprio... Dai, baffone. Lo so, ragazzi, non ce la faccio. Le fiammelle, le fiammelle puttanelle, si chiamano proprio così, le fiammelle puttanelle. Se guardate nelle istruzioni c'era scritto proprio Beachy Flame. Ma c'è un cazzo, c'è un cane. Povero cane. Ho preso un achievement per aver interagito con un cane triste. Ti prometto che aiuterò la gente. Cosa cos'è? Cos'è? Che mi ha dato? Ciondolo di un cane fedele, in attesa che il suo padrone torni a casa per coccolarlo. Ma perché dovete mettermi i cani tristi? Non dovete mettermi i cani tristi nei giochi, cazzo. Come non dovete far mai morire i cani nei film? Sono queste regole. Un comandante Junkin ha stabilito il suo accampamento qui. Vicino. È molto pericoloso. Forse intende il vulcano. Ah! L'uomo forbice! Tra l'altro, se ricordo bene, qui c'è il vaccone. Madonna, che angoscia sta musica. Vieni, vieni. E... Ah, ah, non era un vaccone, quindi. Dio, sembra un vaccone, però, nella versione originale. Allora, era piuttosto... Aiutami, ti prego! Stavo giusto dicendo, era abbastanza semplice questo boss. No, mi tocca rifarlo da capo. Ai miei tempi bastava prenderlo a pugni per 8 volte quel signorino. Però a quanto pare è stata cambiata la tecnica, quindi noi agiremo di conseguenza. Questa struttura che vedete è per evitare che, comprando l'elicottero, potete superare il boss, perché vi costringe a spaccarvelo lassù per proseguire. Ingegnoso, vero? Ah, ok, devo farlo stordire nei sassi. Ok, ok. Non mi dispiace che abbiano cambiato un po' le meccaniche, in realtà. Dai, vaccone! Muori! Bue selvatico! Oh. Ah, già! Bue! Vacca, bue, dai! Ci è mancato poco! Grazie per avermi salvato, ragazzi! Queste orecchie! Scusate! Che diventi cieco! Sei il principe Alex! Il popolo pensava che tu fossi morto, ma adesso che sei qui... Junkin il Grande ha occupato il castello e tuo fratello
Ha occupato il castello e tuo fratello Egle. È stato imprigionato. Ha occupato il fratello, che cazzo vuol dire? Fermo, dai, fermo. No, ma devo andare. No, fermo lì. È stato imprigionato, devi salvarlo il prima possibile. Lunga vita ai al principe Alex. Sendiero ardente. Questo non c'era. Oppure sì. Che io diventi cieco. Non mi ricordo questo livello. No, ragazzi. O sono scemo io o questo è un livello nuovo. E se è un livello nuovo, io vado dall'autore e lo bacio in bocca. Maschio o donna che sia. Covid o non Covid. Oppure ho dei vaghi ricordi del cazzo un culo. Lo stronzo è infatti... uno stronzo lì e uno stronzo anche qui, perché sono andato proprio diretto sopra una fiamma. Le musiche mi piacciono un sacco. Mi ero giusto concentrato un attimo. Ad ascoltarle. Comunque, vi starei chiedendo. Fatemi vedere una cosa. Vi starete chiedendo a cosa serve abbassarsi se non posso attaccare. Eccolo! Sì, ce l'hanno lasciato per fortuna. Posso scivolare sotto le rocce. Ed è bello che l'hanno lasciato senza animazione, proprio com'era. Ok. E qui c'è il secondo boss. Ecco. Certo, ti sei allenato 7 anni nella tecnica per rompere a pugni le rocce, ma potevi allenarti per essere un pochino meno stronzo, Alex? Perché? Ma perché ho fatto questa puttanata? Ma fanculo. No, in nome di Giancarlo Magalli, io ce la farò. Ecco, ed era proprio questo che volevo fare. Cadere nella lava, perché avevo un po' di freddo. Allora, lì... Oh, quella roba lì è molto utile, ragazzi. Quella vi permette di leggere la... Oddio, come si faceva però? Ah, così. Vi permette di leggere la mente dei vostri boss, ovvero carta, forbice, sasso. Carta, forbice, sasso. E vi chiederete... Anzi, ve lo faccio vedere. Ecco. Si fa prima. Gli fanno una sega alle pareti illusorie a questo gioco. E gli fanno una sega pure le remaster a questo gioco. I sassi colorati, che non hanno la morte, fanno di solito accadere qualcosa. La puttana. Fanno accadere la puttana. Via morte. Che situazione di merda. Shakda. Mannaggia, che 7 cignate tira. Oh, vedo le ombre e le luci, ah!
Ma cos'è questa confusione? Che ci fai nel mio vulcano? Ve li devo far vedere com'erano, dai. Devo salvare Radaxon, lasciami passare. Mi sono sciocchina. Ragazzi, quando vedrete questo gameplay, il vostro QI si abbasserà sempre di più. Sì, lo so, c'è anche nel grande. Come osi interrompere un comandante? Ora sì che mi hai fatto arrabbiare. Ti sfido a un duello di Junkenpon. Spero che tu sia pronto. Iniziamo. Ah, certo che sono pronto. No! Sono abituato a quello vecchio che c'avevo 3 secondi ancora. Top!